Vi è mai capitato di dover rinominare un grande numero di file velocemente e non sapere come fare per ottenere un risultato preciso e professionale? In questo video vedremo ben due modi per formattare il titolo di foto o file in generale in pochissimi secondi. Ciao a tutti, io sono Federica e in questo canale parlo di argomenti legati alla fotografia e video. Se vi interessa restare aggiornati sui miei prossimi video, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella. Escono ogni domenica alle 12 in punto. Allora, il primo metodo richiede di scaricare un programmino gratuito che vi lascio in descrizione. Si chiama Renamer ed è fantastico perché ha molte funzionalità. Nel caso di una cartella con foto scattate da diverse fotocamere, vado a trascinare tutti i file nel programma e ad ordinarli per ora di scatto. Così sono sicura che saranno ordinate cronologicamente. Innanzitutto voglio partire da zero, quindi cancellare i nomi che hanno ora e salvo la regola. Il programma vi avverte che se vi fermate qui, i file sono tutti senza nome, ovviamente, ma noi premiamo ok e continuiamo. Adesso creo un'altra regola. Ogni file voglio che inizi con il nome del mio studio, quindi lo scrivo qui e lo metto come prefisso. Premo ok e ora manca la numerazione. Quindi nuova regola e aggiungiamo la serializzazione delle immagini. Siccome i file sono più di 100, seleziono l'opzione di aggiungere due zeri prima del numero, in modo che ora, quando vado a vedere la serie, tutti i file avranno tre cifre finali. Non ci resta che premere ok e il programma farà il suo lavoro, rinominando tutti i nostri file nella cartella. Per non ripetere ogni volta questi step, possiamo salvare le regole dandogli un nome, così la prossima volta che apriremo il programma basterà richiamarle da questo menu in alto ed il gioco è fatto. Se invece utilizzate Lightroom e dovete salvare una serie di foto, nella finestra di esportazione trovate il modulo di rinominazione dove potete scegliere varie opzioni, tra cui inserire il proprio nome del file e lasciare il compito a Lightroom di numerare i file durante l'esportazione. Spero che questo video vi sia stato utile. Se lo è stato, lasciate un like o un commento qui in basso. Inoltre vi informo che il canale si prende una piccola pausa estiva. Ci vediamo a settembre con nuovi tutorial. Potete comunque continuare a seguirmi su Instagram, dove cercherò comunque di essere il più presente possibile. Un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!